L'imperativo negativo esprime un divieto. Il latino si esprime in tre modi. Esaminiamo la prima modalità. Nolite urgere a tergo, non spingete da dietro. L'imperativo negativo è formato dall'imperativo presente del verbo irregolare nolo nolle, che significa non volere, seguito dall'infinito presente. Avremo quindi noli flere, non piangere, letteralmente non voler piangere, per la seconda persona singolare. Nolite amicos offendere, non offendete gli amici, letteralmente non vogliate offendere gli amici. Passiamo alla seconda modalità. Ne pulsaveris, non bussare, grida Asterix rivolto a Obelix. Ne pulsaveris è una forma negativa dell'imperativo, costituita dalla particella ne più il congiuntivo perfetto. Per la seconda persona singolare avremo ne dixerix, ne falsum dixeris, non dire il falso. Per la seconda persona plurale ne falsum dixeritis, non dite il falso. Concludiamo con la terza modalità. Iterum iterunque tibi dixi, te l'ho detto ripetutamente, dice Asterix rivolto ad Obelix, ne pulses, ostia, non bussare agli ingressi, né pulses portas, non bussare alle porte. La terza modalità che il latino usa per esprimere un divieto, o meglio, un'esortazione in negativo, è costituita dalla particella ne seguita dal congiuntivo presente, in questo caso pulses. Se in latino vogliamo esprimere non un divieto categorico, ma un'esortazione in negativo a non fare qualcosa, possiamo usare la particella ne seguita dal congiuntivo presente. Per la seconda persona singolare avremo attivo, ovviamente, avremo ne pulses ostium, non bussare alla porta, ne pulses non bussare. Per la seconda plurale, ne pulsetis ostium, non bussate alla porta, ne pulsetis non bussate.